Ciao Riasuoli, eccoci. Video quotidiano anche la domenica, la vigilia del ritiro, che è la cosa più importante al di là delle chiacchiere che si sentono quotidiane. E anche oggi ovviamente non sono mancate, premesso che è ancora tutto molto fumoso, di concreto c'è poco, bisogna aspettare poi quelle che sono le notizie vere e proprie, gli annunci, finché non vedo agenti in casa Milan e conseguenti dichiarazioni, perlomeno rimango molto scettico sulle varie voci. C'è un tema però che è probabilmente il tema dell'estate. Il tema dell'estate a livello di calciomercato, a mio avviso, più della questione Botman, più della questione Sanchez e così via, per chi è capace di valutare oggettivamente quello che è la questione del Milan, cioè quelli che sono i pro e i contro di una squadra, a mio avviso, l'ho sempre detto, i problemi più cioè problemi dove dobbiamo dare un maggiore impulso, diciamo, al rafforzamento della rosa, a mio avviso, è sicuramente la tre quarti. Però la tre quarti è composta da diversi elementi. A sinistra direi che siamo pienamente coperti con Leao e Rebic, saltasse o dovesse andare via Rebic, si ragionerà anche lì su un eventuale sostituto di Leao, premesso che su quella fascia può giocare anche Origi. In attacco direi che tutto sommato anche lì siamo coperti, perché abbiamo Origi, abbiamo Giroud, eventualmente Rebic, ce la si può giostrare potenzialmente anche Leao, ce la si può giostrare in diversa maniera. Ci sono due però le cosiddette caselle, dove si parla spesso di un upgrade del Milan, ovvero il trequartista e l'ala destra. A mio avviso però, se proprio dovessi scegliere, qua si parla molto, sento tanto parlare di tutti travolti dalla questione del trequartista, ma dovessi così su due piedi scegliere solo una tipologia di rafforzamento e non entrambi, che mi piacerebbe entrambi chiaramente. Poi non so se saranno entrambi, sarà nessuno o saranno di più. Però dovendo finalizzare, e questo è il discorso che voglio fare oggi, un investimento, dov'è che Milan, a mio avviso, ha maggiore bisogno? A mio avviso ha maggiore bisogno sulla destra. Più del trequartista, perché sulla destra abbiamo di fatto Saelemaekers, che sapete io ritengo un giocatore vaglio sul piano dell'intensità e con non pochi problemi sul piano invece tecnico e anche un po' tattico, perché alle volte mi sembra correre un po' vuoto, sebbene sia tatticamente un giocatore utile, no? Perché sa fare entrambe le fasi, tra virgolette, anche se chiaramente la fase offensiva la fa a modo suo. E poi abbiamo Messias, che è un giocatore prettamente offensivo, che però ha una buona dose anche lui di sacrificio, ma chiaramente né Messias, qua Messias bisogna vedere, come adesso sbaglio è scaduto il prestito, l'opzione di riscatto, non lo so, vedremo. Si parlava di un Messias riscattato, cosa che io ho detto, boh, non mi sembrava una spesa sensatissima, però vedremo, insomma, comunque un giocatore che può essere utile come riserva, secondo me è meglio di Saelemaekers. Anche Saelemaekers ha la funzionalità, ma se dovesse ha sicuramente più mercato, quindi potrebbe portare qualche soldo. Vabbè, chiuso il discorso. A parte questi due elementi e potenzialmente Florenzi, che però è più secondo me giocatore lì come partita in corso, per un po' più corpettino, magari partita in corso, e comunque Florenzi, per come la vedo io, deve giocare da terzino o destro, sinistro. Possibilmente adesso io sarei per farlo titolare al posto di Calabria, perché a me piace di più, però comunque sia, è giusto che Pioli abbia i suoi schemi e non sono nessuno per dire cosa fare. Io parlo sempre dei miei pensieri e ve li espongo, perché chiaramente è un canale che ho fondato, no? Quindi è logico che parlo di quello che ho idea, però ripeto sempre, non mi metto al posto di Pioli, perché non ho nessuna competenza, nessuna voglia, nessuna supponenza di pensare di essere l'altro del Milan, in sostanza. Non sono le mie considerazioni. Quindi destra, secondo me, c'è necessità di fare un salto di qualità. Sulla tre quarti potenzialmente c'è,
Ma è anche vero che, se dovessimo pensare a quello che è stato fatto l'anno scorso, abbiamo più giocatori da mettere rispetto a quelli sulla destra e anche più, secondo me, affidabili, nel senso che se abbiamo Brian Diaz, che è comunque in questo momento non mi pare titolarissimo, però è comunque il trequartista numero 10 del Milan, allo stesso livello abbiamo un giocatore che l'anno scorso nella parte finale è stato fondamentale, come Krunic, che si sputa sempre addosso a Krunic, ma potenzialmente è un numero. E sempre lì non abbiamo più che sì, ma abbiamo preso quello che secondo me potrebbe davvero essere, per tipologia di giocatore, per caratteristiche, anche per esperienza che ha fatto direttamente nel Bordeaux, il trequartista del Milan, per come la vedo io, poi bisognerà vederlo, che è Adli, da quale io mi aspetto, l'ho sempre detto, molto. Insieme a ciò abbiamo pure Pobega, che è un altro giocatore, diciamo, che sì, di copertura, ma essendo anche di fatto una mezzala, ma avendo anche giocato quest'anno, rafforzato le sue capacità difensive, tuttavia anche facilità di andare a gol. E come trequartista, tra virgolette, in quel ruolo di trequartista tipico del 4-2-3-1 di Pioli, cioè di un trequartista che fa le due fasi, è quasi un, come dico sempre, una figura di connessione tra la trequarti e i mediani. Bene, lì anche di Pobega, quindi abbiamo potenzialmente Brian Diaz, Krunic, Pobega e Adli. E in emergenza delle emergenze, mi verrebbe da dire anche Benassea, che forse qualche stralcio di partita l'abbiamo visto in quella posizione quest'anno, se non erro. Quindi capite, e comunque tutte quante soluzioni che secondo me bene si legano alla filosofia voluta per quel ruolo da Pioli. Ciò detto, proprio in riferimento a questa, diciamo, distribuzione di giocatori che ci vede ora come ora in abbondanza là davanti, io credo che la principale necessità sia destra. Ora, i nomi che sono usciti di puri giocatori sulla destra sappiamo già quali sono. I puri pure alle destre sono Ziyech e verrebbe a dire anche Asensio. Ziyech sì, lo si vuole far figurare anche come trequartista, ma sono quei giocatori monopiede, perché Ziyech è un sinistro che usa quasi sempre sinistro, molto simile in questa Messias, con le dovute proporzioni chiaramente. I giocatori ormai nel calcio moderno, per ruolo trequartista, che è un giocatore che deve smistare nell'ottica di Pioli, e poi Ziyech non è tanto di sacrificio, sinceramente non lo vedo trequartista nel Milan, lo vedo più a destra. Mentre Asensio già un po' di più potrebbe essere trequartista, ma sono comunque giocatori che partono dalla destra, e messi trequartista, secondo me, avendo doti spiccatamente offensive, male, cioè gestirebbero non ottimamente quello che si aspetta Pioli. Mentre banalmente un De Ketelaere, che è un giocatore che nasce centrocampista e poi si evolve a giocare sulla tre quarti, secondo me quello potrebbe essere un profilo perfetto per tre quarti. Ma se avessero a prendere un De Ketelaere che alla destra ha giocato male, molto limitatamente, e rimanere invece con Messias e Salemaker sulla destra, secondo me il Milan, per quanto io spero che il principale acquisto quest'anno sia De Ketelaere, lo spero in assoluto, mi verrebbe da dire che il Milan rimarrebbe un po' monco, perché secondo me là sulla destra serve, è il punto principale del campo dove dobbiamo, secondo me, fare il salto di qualità. Ditemi la vostra, questa è la mia opinione, vi saluto, ciao.